Bentornati a tutti, amanti della lore non, finalmente ci si rivede e, come è già successo in passato, si parla un po' di presente, passato e futuro della storia del nostro amato gioco, Magic the Gathering. Bene, bene, bene. Allora, siamo quasi ad Halloween, nel bel mezzo della spooky season. A pochi giorni dal Lucca Comics e a ridosso del Magicon, e qui ci è venuta un'idea un po' bizzarra. So già che andremo un po' più lunghi di quello che ci siamo prefissati, ma ci sono un bel po' di cose in pentola, quindi seguiteci fino alla fine e non ve ne pentirete. Se non altro perché questo è il punto zero di un qualcosa di nuovo. Piccolo spoiler. Allora, vabbè, innanzitutto. Prima ho detto finalmente ci si rivede, ma in realtà forse avrei dovuto dire finalmente ci si vede, perché credo che sia la prima volta qui sul canale dei 3 di 4, da che abbiamo aperto circa un anno e mezzo fa, forse un pelino di più, che io apro la cam. Quindi, eccomi qua. E proprio per dimostrare che non sono avvezzo a queste cose. Non ci ho fatto il mio primo danno. Come potete sentire, infatti, il microfono è switchato, quello della telecamera, e purtroppo si sente un po' peggio. Non temete, però, perché non sarò solo io a parlare. Anzi, guardate un po' chi arriva. Ciao a tutti, ragazzi, io sono Dede, dei 3 di 4. Per chi non mi conoscesse o non mi avesse mai visto, incontrato dal vivo, sono colui che è stato più volte etichettato come la voce narrante e che vi stressa cercando di raccontarvi la lore in italiano. Perché mi faccio vedere finalmente? Perché, come dicevo, visto che anche dalle risposte ai video, dai commenti sotto gli episodi, dalle domande che saltano fuori qua e là, sembra che ci sia parecchio interesse sulla lore. E perciò ci è venuta questa idea folle di fare una specie di talk dove si approfondiscono degli aspetti, si annunciano le novità, si fanno previsioni, si va un po' più a fondo nella storia. Si fa un po' di meta sulla lore, uscendo di fatto dalla storia stessa e dando un po' di più di spessore a tutto. Con me in questa nuova avventura, visto che non mi reputavo sicuramente all'altezza, ho coinvolto due dei più grandi esperti in Italia sull'argomento. Quindi rullo di tamburi e con immenso piacere che do il mio più gran benvenuto al primo dei due co-conduttori del programma. E se seguite la lore, sicuramente l'avrete già incontrato qui sul tubo, su Twitch, dal vivo. E, signore e signori, Loremon, a.k.a. Lorenzo Messina. Ciao Lorenzo, come stai? Ciao a tutti, sto bene, bene, grazie mille. Sono contentissimo finalmente di fare parte di qualcosa di questo tipo, un talk in cui possiamo dare liberissimo sfogo a quelle che sono le nostre menti in questo ambito. Grazie mille per avermi fatto partecipare a questa cosa. Grazie a te. E con lui, secondo solo perché ha scelto un nome che inizia con la Z e quindi alfabeticamente finisce dopo, do il benvenuto anche a Zaxom, direttamente da MTG Wiki Italia, il punto di riferimento per tutte le info su Magic qui nel nostro paese. Ciao Ale, benvenuto, come va? Tutto a posto, tutto felicissimo anch'io come Lorenzo di essere qui finalmente a sproloquiare, penso sia il termine giusto per vomitare informazioni che di norma sarebbero soltanto scritte. Bene, dai, io come al solito metto le mani avanti, sebbene i due qui presenti siano espertissimi sull'argomento e io cerchi anche solo di sfiorare i loro livelli, diciamo che in tre si cerca un po' di metterci tutta la buona volontà e l'entusiasmo, però è una novità un po' per tutti, quindi se ci saranno problemi, intoppi o cose da sistemare, noi siamo qui e siamo pronti a metterci appunto anche la faccia. Il programma si farà con tempo, con Lore, con Zaxton e soprattutto con voi che ci seguite, col vostro aiuto e con la vostra partecipazione. Poi chissà, l'idea è quella di crescere, tirare in mezzo anche altri, appassionati e non, e quindi speriamo che in futuro si possano ospitare anche volti noti del panorama di Magic e non solo, per discuterne e per parlare un po'. Quindi non fatevi problemi nello scrivere qui sotto nei commenti, fateci sapere un po' cosa ne pensate, cosa vorreste venisse fuori, come vorreste
che venisse impostato il programma, e cosa che non ho mai fatto da che abbiamo aperto il canale. Vi invito anche a metterci un bel like di incoraggiamento. Esatto. Quindi io direi che ho già parlato fin troppo, e prima di entrare nel vivo lascio un po' la parola anche ai due qui presenti. Se volete aggiungere voi qualcosa, non so, ditemi voi. Parlo io? Io vorrei aggiungere che non vedo l'ora, non vedevo davvero tantissimo l'ora di cominciare a fare una cosa di questo tipo. Chi mi segue in altri lidi, mi ha conosciuto, sa quanto amo io, e non solo ovviamente Zaxxon, ma anche Dede, quanto amiamo parlare, come ho detto benissimo, Zaxxon, sproloquiare. Quindi, se avete voglia di sentire tre idioti dire cose sulle figurine, allora questo è il vostro posto. Possiamo proseguire. Sì, direi che avete detto praticamente tutto quanto, e quindi io ci tengo soltanto a dire che siamo interessati soprattutto a profani della lore, perché è troppo facile cicciarare tra gente esperta, troppo ci si autoalimenta, poi i video durano 45 minuti a puntata, a giornata, è troppo, troppo. Invece è più divertente. Quindi spero vi piaccia, fateci sapere se faremo qualcosa, cercheremo di essere il più professionali e il meno professionali possibile al tempo stesso. Come vedete, io sono completamente nelle tenebre, vi prometto che sarò più luminoso. Bene, allora io direi che possiamo entrare un po' più nel vivo del programma. Allora, innanzitutto volevo parlare del nome. Così, tra noi ci siamo confrontati, abbiamo deciso di chiamarlo Lore Caffè, che è un grande omaggio sicuramente a Loremon, che ho provato a vedere Nello specifico, hai il tutti. copyright. Sì. Adesso in realtà c'è Lor C Esatto. Mon, E perché lui adesso ha offrirà il da bere a tutti copyright anche per questo. per tutti quanti. Adesso tutti i video di gente che parla a Lor di qualsiasi cosa dovrà pagare le royalties a lui. Esatto. No, dai, a parte questo, Lore Caffè, perché volendo mettere giù tutto come un talk e parlando appunto di Lore, ci sembrava il titolo più azzeccato. E come tutti i programmi che si rispettano, abbiamo anche il nostro logo e la nostra sigla. Il logo voi due l'avete già visto, perché l'abbiamo scelto insieme. La sigla invece ve la faccio vedere anche a voi per la prima volta, e eccola qui. Gaza. Eccoci qui. La beltà. Bella, Ok, bella. quindi è una sorpresa anche per voi, spero vi piaccia. Gaza, Gaza di brutto. E quindi dalla prossima volta partiremo già con la nostra sigla. Per quel che riguarda invece la struttura della puntata, ogni puntata l'idea è, boh, vediamo un po' quello che succede e ci buttiamo a capofitto nella discussione. Questa prima puntata, oltre ad essere di presentazioni, avevamo pensato di fare un minimo di recap per prepararci a quello che verrà. E quindi niente, dai, oggi tiriamo le somme dell'ultimo annetto, più o meno, di quello che è successo nella lore dell'ultimo anno nostro, e ci prepariamo appunto a quello che verrà presentato domani, sì, perché Domani per noi, domani però per noi, domani per noi probabilmente quello che state probabilmente. vedendo è già ieri o l'altro ieri o 3 giorni fa. Esattamente. Ci teniamo a ricordare che tutto quello che diremo oggi sarà sbagliato al 100% nelle predizioni di domani, perché ovviamente non possiamo saperlo, o sarà tutto giusto e Esatto. sarà ancora più godurioso. Però vi Così possiamo vi invecchierà assicurare, malissimo. Sì. esattamente, possiamo dirvi che in questo momento è il 24/10, ve lo Esatto. possiamo stragiurare. O il 10-24, come direbbero in O il America. 10/24, vabbè, vabbè. Vai, 10/24, quindi non so. 24. Allora, io, visto che possiamo buttarci in questo riassuntone, diamo la parola al nostro Ale. Vai tu. Vado io? Sì. Ok, sì. Partiamo quindi da tutti quei set che sono usciti dopo l'invasione di Nuova Firenze, in cui c'è stato due momenti in realtà piuttosto importanti, ovvero la descintillazione di molteplici planeswalker, che ha avuto, come dire, effetti collaterali sia nella storia che nel gioco, ma di questo poi ne parlerà un po' meglio il nostro Lorenzo. E il secondo, invece, è l'apertura delle vie dei presagi, ovvero che non sono nient'altro che portali planari che permettono anche a esseri non planeswalker
di viaggiare nel multiverso. E dato che dobbiamo incominciare dall'inizio, effettivamente, cominciamo da Terre Selvagge di Eldraine. Allora, oramai questa è una storia piuttosto vecchia, quindi andremo un pochino più veloci magari su questi set nello specifico. E con Eldraine siamo a circa 6 mesi dopo l'invasione, e Eldraine è in condizioni abbastanza pietose dopo l'invasione, perché non solo non ci sono praticamente più le corti, non solo sono morti i sovrani, gli alti sovrani di Eldraine, ovvero i genitori di Will e Rowan, ma l'intero piano, per quel che ne sappiamo, è afflitto da una maledizione chiamata Sono Stregato, che inizialmente era stata utilizzata per fermare i Phyrexiani, ma che ha proseguito incontrollata a far addormentare abitanti di Eldraine ovunque, e pian piano ha incominciato a colpire anche le creature fatate, cosa che inizialmente sembravano essere immuni. E appunto in questo clima di post-guerra abbiamo i gemelli Will e Rowan che sono tornati su Eldraine già durante l'invasione e che hanno tentato un attimino di prendere le redini della situazione. Will si è eretto a nuovo sommo re al posto del padre e Rowan vorrebbe aiutarlo, solo che la situazione tra i due non è delle migliori in questo momento, poiché sono entrambi segnati da questa guerra interplanare in maniera differente, anche perché entrambi, poi appunto ne parlerà di più Lorenzo, in questo momento non sono più planeswalker, e se a Will questa cosa non turba più di tanto, o perlomeno non sembra turbarlo, Rowan lo è un po' di meno, dato che lei si prende un po' più a cuore la questione del sonno stregato rispetto al fratello, e dice molto banalmente: non troviamo una soluzione qui su Eldraine, magari la troveremo su altri piani. Evidentemente in questo momento ancora le vie dei presagi comunque non sono qualcosa di molto noto, però si sentono quindi appunto bloccati. In parallelo alla loro storia abbiamo l'introduzione di quello che poi è il protagonista dell'arco delle vie dei presagi, che è Kellan, un ragazzino mezzo sangue per metà fata, che viene ingaggiato, diciamo così, dal signore di tutte le fate di Eldraine, ovvero Talion, di mettere fine al sonno stregato, sconfiggendo le 3 streghe che l'hanno lanciato durante l'invasione. Dopo 1000 avventure, Kellan riuscirà ad arrivare fino alla fine, sconfiggendo le prime 2 streghe, arrivando all'ultima, ovvero Eriette, che è un nome molto importante in realtà, perché la rivedremo più avanti, con la quale però si è alleata anche Rowan per svariati motivi. Andatevi a vedere i video di altri youtuber in questo momento, se volete sapere il perché, come è successo. E si scopre anche in questa storia, in realtà, che dietro il controllo del sonno stregato in realtà c'è anche Ashiok, il quale, dato che i mali non vengono mai da soli, invece è ancora un planeswalker. Alla fine di questa storia Riet comunque e Rowan vengono sconfitte, e Kellan, che era partito in realtà in questo viaggio poiché sperava di scoprire chi fosse suo padre, alla fine lo scopre, e suo padre è un altro nome che noi conosciamo molto bene, ovvero Oko, che vi ricorderete da un bellissimo periodo sempre su Eldraine di un po' di anni fa, che ha passioni molto interessanti. E quindi però ovviamente gli lasciano intendere che comunque lui non è di Eldraine e non si trova lì. Sappiamo che è un planeswalker, Kellan ovviamente non ha neanche idea di che cosa sia un planeswalker, ma trova una via dei presagi e incomincia la sua avventura per il multiverso, e lo vedremo per altre espansioni. Adesso, se il nostro Lorenzo vuole parlarci un pochino di questa situazione. Come va voi? Beh, posso parlare in questo momento? Ne parlo già che ci siamo. Facciamo, spezzettiamo, perché se no parlo io per 6 ore e almeno abbiamo assolutamente una tempistica. Quindi, sì, quello che è accaduto, come già ha anticipato il nostro carissimo Zaxxon, è che diversi planeswalker sono stati soggetti appunto a quella che viene chiamata in diversi modi, tra cui decentralizzazione, mietitura addirittura viene chiamata, ovvero un fenomeno per il
per il quale hanno moltissimi, più della maggior parte, hanno perso la scintilla. Si sono ritrovati da un momento all'altro privi della loro scintilla da Planeswalker, e quindi hanno perso la capacità di viaggiare, e quindi anche la loro sensibilità, dipende per viaggiare all'interno della cieca eternità, quindi da un piano all'altro, senza mezzi esterni. Mezzi esterni che però sono arrivati, come anche sempre anticipato il nostro Zaxxon, in maniera naturale, chiamati Via dei Presagi, in inglese Omenpath, sentirete... diciamo naturale, sì, in maniera spontanea, se non altro, vediamo, sì. Lo sappiamo. Comunque, questi Omenpath, che io continuerò a chiamare Omenpath perché è il nome in inglese, sì, sono... Perché a lui piace l'italiano. Ormai mi sono rassegnato, basta capirci. Assolutamente, sì, sì. Comunque, questi portaloni che si li avete visti sicuramente in alcune carte, sono dei triangoloni azzurri concentrici, permettono di viaggiare in maniera senza nessun tipo di difficoltà o controeffetto, controindicazione, da un piano all'altro. Questi portali si manifestano in tantissime dimensioni e anche durate, possono durare 2 secondi o anche essere perenni, e sono apparentemente imprevedibili, ma scopriremo che c'è chi cerca di prevederli e studiarli. Andiamo avanti, ridò la parola al nostro Zaxxon. Sì, no, l'unica cosa che volevo aggiungere, per quello che concerne il nostro magari riassuntone, qui diciamo che cosa ci portiamo a casa, sicuramente vabbè, questa cosa delle vie dei presagi, e Kellan, perché Kellan è stato di fatto il personaggio del ponte. Sì, sì, che assolutamente, che è diventato il personaggio principale di questo arco, diciamo, almeno all'inizio, poi vediamo. Esattamente. Quindi continuiamo. Mm-hmm. Sì. Andando poi avanti dopo Eldraine, torniamo su un altro piano già conosciuto, ovvero Ixalan. Ancora dopo l'invasione, in questo caso siamo ad altri 6 mesi più o meno rispetto a questa, e Ixalan è conciata male, ma non è conciata male quanto Eldraine, comunque è passato un po' più di tempo rispetto a Terre Selvagge, e abbiamo anche qui un nuovo protagonista, in realtà una new entry, perché tanti Planeswalker hanno perso la scintilla, ma ce n'è uno che abbiamo vissuto la sua ascensione, ovvero il buon Quintorius Kand da Arcavios, da Strixhaven, che ha messo a fronte la sua nuova scintilla facendo quello che gli riesce meglio, ovvero andando in giro per il multiverso scoprendo rovine. Il nostro caro Quintorius, infatti, ha scoperto un misterioso collegamento tra civiltà dimenticate antichissime su svariati piani, di cui non sa nulla, lui nello specifico, ma che lui chiama Impero delle Monete, o Empire of Coins, se preferite, per via di artefatti simili a monete che evidentemente ha trovato su altri piani del multiverso, e lui sta viaggiando alla ricerca di nozioni attorno a questo, scoprire chi sia questa gente, perché ci sono artefatti di queste creature, di questi individui in giro per il multiverso, e viene contattato da Saili e Huatli, che si trovano entrambe su Ixalan, dato che anche loro hanno trovato quelli che sembrano essere dei segni di questa civiltà, più o meno, all'interno di Orazca, attraverso anche qui una serie di avvenimenti, senza entrare troppo nello specifico perché è una storia molto lunga. In pratica, gli abitanti di Ixalan, un po' tutti, sia l'Impero del Sole che la Legione del Vespro, che alcuni membri dell'Alleanza di Bronzo, nonché ovviamente anche, perché dobbiamo metterci anche loro, sennò poverini si sentono esclusi, già quanto più non lo siano di norma, gli Araldi dei Fiumi, a causa dell'invasione, tutte queste civiltà hanno incominciato a guardare verso l'interno di Ixalan, verso il suo nucleo, dove scoprono che c'è effettivamente qualcosa al centro della terra di Ixalan, ovvero un'intera civiltà che sembra essere addirittura l'origine della vita di Ixalan stessa. C'è chi scende per... Ognuno scende per svariati motivi, l'Impero del Sole scende per cercare nozioni e notizie riguardo i loro antenati, la Legione del Vespro invece discende poiché alcuni suoi membri sentono la voce del Dio che secondo la leggenda ha creato i vampiri, ovvero Akhlazot, e invece
l'alleanza di bronzo scende perché gli sta morendo la gente, vuole capire perché, e gli araldi del fiume sono scappati come al solito, però vabbè, a parte questo. Durante la discesa, la Legione del Vespro in particolare incontra anche Kellan, che poi quindi si unisce anche lui a questa missione. Succede un patatracca. Kellan in questi frangenti è ancora un po', cioè è cresciuto, ma è ancora un po' il pasticcione, perché sì, esatto, sia a casa sua, sia qui su Ixalan, era un po' impacciato. Faceva sì, un sì, po'... magari è vero, giustamente in questi momenti ancora Kellan non ha ancora ben capito come usare bene il suo sangue di fata, semplicemente lo manifesta tramite le sue armi, e quindi ovviamente diciamo che è passato da un mondo dove il pericolo maggiore era un'oca gigante, qui ci sono dinosauri, sì, che sono delle oche gigante con i denti. Tra l'altro, se non sbaglio, Talion lo bullizzava anche, gli diceva, ah, non sei come tuo padre, era Talion forse che gli diceva, verso la fine, sì, non sei come tuo padre, ma non sei come lui, qualcosa del genere. Che oggettivamente potrebbe essere anche un... non è necessariamente un insulto parlando di Oko. Sì, e quindi esatto. Succedono appunto un numero di cose, Akhlazot si libera, sfortunatamente o fortunatamente per noi, dipende da se siete fan dei vampiri e del mana nero come alcune persone, e così come un'altra minaccia molto importante in realtà per X, chiamata il mico tiranno, che è questa mente alveare di questa specie fungina, che è più importante di quello che sembra, ma anche qui se volete delle nozioni più specifiche ci sono video su video che ne parlano sicuramente. E il succo in realtà qual è? Finita la missione, Kellan riparte assieme a una vampira della Legione del Vespro chiamata Amalia, che non è importante ma è carino ricordarlo, mentre invece Quintorius, parlando con alcuni degli abitanti del centro della terra di Ixalan, chiamati Oltec, questi gli parlano di alcuni invasori che potrebbero avere a che fare con questo impero delle monete di cui sta cercando. Gli dicono di andare in questo posto lontano dalla capitale, dove si trovano dei relitti delle loro navi spaziali, qualcosa di comunque molto alieno sotto molteplici punti di vista rispetto alla lore di Magic. Lui effettivamente va in questo luogo e trova quella che sembra essere un po' una sorta di capsula criogenica, effettivamente, da cui emerge, questo all'inizio sembrava un cadavere di questo essere gigantesco, di cui tra l'altro mi sono dimenticato, però adesso lo diciamo molto velocemente, ne avevano trovato uno praticamente all'inizio del loro viaggio, di questi cadaveri giganteschi, che però ha la brillante idea di non rimanere cadavere in questo caso e di muoversi. Quintorius si spaventa e viaggia nel multiverso. Piccolo spoiler, a quanto sembra questo impero delle monete, scopriamo grazie a questo set, non essere solo qualcosa di nuovo completamente che... cioè, per meglio dire, sì, è qualcosa di nuovo, ma non completamente, perché a questo impero delle monete si associa un nome, una parola, che in realtà chi è un po' più vecchiotto in Magic magari ha già sentito parlare, perché questi giganti, questo impero delle monete, sembra essere associato ai Fomori, di cui ne conoscete soltanto il nome grazie a due carte, ovvero Ruhan dei Fomori e Fomori Pellegrino, Fomori Nomade, grazie, e Fomori Nomade di Visione Futura, e non si è più saputo niente di questi qui fino a 2023, sì, e noi siamo tutti quanti esplosi e esploderemo ancora di più avanti, ma quindi questo è un po' in realtà quello che è successo in Ixalan. Non mi sembra di aver dimenticato niente di importante. No, ci sono tutte chiaramente le verticali, però giusto per fare un riassunto direi che... Sì, ci sono video, non possiamo stare qui ore per set. Non so se loro è lato Planeswalker, qui c'è qualcuno da nominare, a parte, sì, il Lossodonte. Vabbè. Cioè, oltre che a Quintorius, grandissimo Lossodonte, ne vogliamo di più, ci sono due
due umane invece, che hanno perso la loro scintilla e che sono parte della storia, due amanti. Parliamo di Huatli, che è una nativa del luogo di Ixalan, è nata e la sua scintilla si è accesa proprio qui, su Ixalan, nel blocco precedente. Invece, direttamente da Kaladesh, abbiamo Sahili, un'inventrice, artefice dall'enorme talento, e che appunto è qui, ed è lei che ha convocato Quintolis. Sì, esattamente. Sono scesi nel nucleo, esatto. Sai, non è sceso nel nucleo, però, piccolo dettaglio, va bene. Quindi queste due appunto hanno perso la scintilla e ora si ritrovano. Per fortuna, Sahili è riuscito a trovare una serie di omenpath per raggiungere la sua amata Huatli su Ixalan, e quindi adesso si sono incontrate, e c'è tutta anche la bellissima side story chiamata Pons in inglese, riguardo Pons, sì. Pons, che in quella vi invito a leggere, o se non leggere direttamente, a vedere i riassunti, ma questa non è la sede, purtroppo. Quindi invece, qual è la parola che più giustamente mi va a titillare la mente di quelle che sono state dette per questa storia, come avete potuto vedere dalla mia faccia, è Fomori, perché Fomori è questo impero, che avete sentito quello che ha detto il nostro ottimo Zaxum, è un impero dall'origine sconosciuta, chissà quanto è potente, quanto era potente, e chissà magari... Esatto, sì. Chissà cos'altro potrà tirare fuori dal suo cilindro di antichità per quanto riguarda il presente di Magic. Se non altro vediamo che ci sono altri indizi per quanto riguarda l'antichità di questo impero, ma li vedremo tra pochissimo, nei prossimi riassunti. Andiamo avanti. Esattamente. E adesso arriviamo effettivamente a quest'anno, quindi... Magari adesso potremmo infilarci un pochino di più nella storia, forse, sebbene l'inizio di questo 2024 non sia purtroppo dei migliori, perché il prossimo set è Delitti al Maniero Carlo. Esatto, Delitti al Maniero Carlo. E ricordiamolo, è ottobre, quasi novembre 2024, e Karlov non è Markov. Vabbè, sì. Sì, lo so, però è un meme che gira ovunque, sì, sì, sì. Ha girato ovunque, ed è semplicemente gente che non si ricorda come si chiama un personaggio di cognome. Però vabbè, come dice il nome, ovviamente lo saprete già benissimo, è ambientato su Ravnica, in questo caso siamo ancora circa un anno dall'invasione, e Ravnica è conciata molto male, invece, nonostante non sembra, è conciata piuttosto male, dato che l'invasione ha colpito piuttosto duro, dato che uno dei generali, se così possiamo dire, uno degli dei santi evangelisti di Elesh Norn era Vraska, completata, che è andata molto, 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 molto pesante in realtà su Ravnica durante l'invasione, e... senza entrare anche in qualche sassolino, diciamo. Sì, diciamo di sì. Diciamo che ha cambiato le diottrie di un po' di gente, soprattutto. E in questa situazione, in questo clima di ancora terrore di rinascita, in questo momento su 10 gilde di attive proprio al 100%, ce ne sono solo 8, 2 in questo momento sono date per morte. Una è quella dei Dimir, che ovviamente dare per morti i Dimir è un po' il segreto di Pulcinella, che non ci crede nessuno. È una di quelle cose che paradossalmente sono più gli agenti Dimir che credono che i Dimir non esistano più, mentre tutti gli altri dicono no, per me è ancora in circolazione. Però vabbè, la storia non parla dei Dimir che non esistono più, e i Golgari, che invece ovviamente, dato che Vraska tecnicamente è legalmente ancora la capogilda, tuttavia i Golgari che sono sopravvissuti l'hanno abbastanza, come possiamo dire, l'hanno incolpata, le hanno scaricato addosso tutta la colpa e l'hanno quasi detronizzata, però la gilda di fatto non è stata riformata al momento, è priva di capogilda. E in questo clima, inoltre, dato che ovviamente essendoci due gilde in meno, il lavoro si è un po' accumulato su tutte le altre, ha preso piede un nuovo organo indipendente dalle gilde di controllo della città, che è l'Agenzia Magicologica Investigativa di Ravnica, ovvero la RAMI, che fa un po' da protagonista a questo set in sé per sé,
dato che al suo interno, tra i suoi membri, abbiamo il giovane Kellan, che è arrivato dopo Ixalan più o meno, da circa un paio di mesi, ed è diventato un loro detective in erba. La storia in particolare, entrando un pochino più nei dettagli, si concentra dopo e durante, in realtà, una festa al maniero Karlov, ovviamente posto dove abita Teisa Karlov, che nel frattempo è diventata la nuova capogilda, dopo 3 set, povera Crista, ce l'ha fatta, ci ha messo un po' di tempo ma è riuscita a prendere il potere, e durante questa festa succede un omicidio, muore Zegana, l'ex, oramai di un paio di set fa, ex capogilda dei Simic, e c'è un mistero ovviamente da risolvere, perché catturano subito in realtà una, quella che sembra essere la colpevole, che è Trata, che se ricorderete è una leggendaria di Nero, perché ha visto che abbiamo detto che esattamente non... oltre a essere era una leggendaria secondaria del terzo blocco di Ravnica, però ovviamente primo adesso a livello narrativo è troppo facile perché la catturano subito. Secondo, comunque ci sono delle cose che non tornano, perché lei ha ammazzato sì un personaggio importante, ma l'ha ammazzato durante una festa, quando poteva ucciderla benissimo in un vicolo. E quindi nel mezzo di questo casino succede un altro paio di omicidi, muore anche Teisa stessa, e sul caso sale Alquist Prof, che è il quello è della Tolarian Community College, comunque... Esatto, si saluta sempre, non saprà neanche chi siamo. E quindi prende il caso il nostro caro Alquist, che ovviamente anche lui dice ma mi sembra troppo facile, c'è qualcosa che non torna. Anche qui il riassunto sarebbe troppo lungo da seguire, nel frattempo c'è di sottofondo un PTSD di Kaia, perché Kaia è il planeswalker del set. Spoiler, Kaia è ancora una planeswalker. E c'è un po' di una storia di PTSD che è molto interessante in verità, e si scopre che in realtà il cattivo di tutta questa storia è Oba, uno dei 3 aspetti di Trostani, che è letteralmente sbroccata a causa dell'invasione, senza perderci troppo tempo dietro, e ha ucciso un botto di gente. Questo set purtroppo è un po' di mezzo, nel senso che non aggiunge nulla alla macro trama, però è molto... La storia in sé per sé è molto interessante, è semplicemente da una posizione in realtà non direttamente in questo modo, dato che il finale della storia è scoprire che in tutto ciò, giustamente, magari qualcuno si potrebbe chiedere, ma Niv-Mizzet, che è ancora il patto delle gilde, che ci sta, che sta facendo? E Niv-Mizzet, da buon drago e da buon patto delle gilde, qual è? Si è fatto i cazzi suoi, scusate il francesismo, si è fatto i cavolacci suoi, e lui invece aveva un altro interesse, lui non gli fregava niente che si stavano ammazzando le persone tra le strade, perché aveva un giocattolo più interessante da studiare, ovvero queste vie dei presagi, che in particolare dopo la guerra della scintilla e l'invasione di Nuova Phyrexia, ovviamente... erano un qualcosa che andava esplorato, poiché, dato che, ricordiamo, Ravnica non solo è sopravvissuta a una guerra intraplanare, ma è sopravvissuta anche a una guerra tra planeswalker nel giro di pochissimi anni. Quindi c'è molto interesse da Niv-Mizzet a dire prendiamo controllo di questa situazione, perché potrebbe tornarci utile. E in realtà credo che non ci sia molto altro da dire in questo set. No, non fermo neanche io, non mi soffermo neanche più di tanto, perché è un mezzo, cioè una piccolissima cosa da dire, al volissimo, un frangente Proft si ritrova all'interno del suo palazzo mentale e si ritrova un intruso, misterioso, poi scopriremo. Esattamente. Andiamo avanti. Scopriremo tra molto poco. In realtà. Quello che volevo aggiungere io forse sui Planeswalker, qui in questo set in particolare... forse sì, quando c'è Kaia che è lì un po', non sa cosa succede, eccetera, lì fa tipo, non so se lo dice lei una frase o gli viene detto, dice c'era tantissima gente che fino a, adesso lì non so se diceva qualche anno fa, cioè, non sapeva neanche cosa fosse un Planeswalker, adesso ce l'hanno tutti con noi perché non li abbiamo salvati. Li abbiamo salvati, certo. Fa un po' tutto questo gioco del fatto che
non per detronizzare i Planeswalker, comunque per ridimensionarli come stabili in un posto tutto. Vedi la pittura, esatto. Quello che c'è, quindi sì. E qui forse loro, l'unica cosa è che viene citato un po' di volte Ral, che sì, appunto, stavo esatto. Cioè, di qua c'è un po' di discriminazione per quanto riguarda, almeno a livello di voci di popolo, c'è un po' di discriminazione per quanto riguarda i Planeswalker, però uno dei capigilda, il capogilda Izzet, ha ancora la scintilla, quindi storicamente era Al'Zarek, che poi vedremo, rimarrà sempre lì. Esatto, perché giustamente una delle poche cose che però non succede in MKM, che fa un po' da ponte con il set successivo, è il fatto che ovviamente Kellan, sembra alla ricerca del padre, verrà a sapere che è stato avvistato su un altro piano, che è quello del prossimo, del set successivo, ovvero lo sfortunato banditi di Crocevia Tonante, perché Kellan approfitterà del fatto che anche Ral'Zarek, ovviamente nonostante sia un attimino separato comunque di Izzet da tutto il controllo degli Izzet, ovviamente Ral è un Planeswalker, chi meglio di lui può coordinare il controllo delle vie dei presagi, e lo seguirà su questo nuovo piano completamente inedito, per la prima volta non ne abbiamo mai sentito parlare, che si chiama Crocevia Tonante, appunto, che è un piano in fase di colonizzazione. In questo momento siamo a un anno e mezzo dall'invasione di Nuova Phyrexia, quindi oramai un po' gli equilibri si sono, diciamo, ristabiliti nel multiverso, e questo è un piano dove hanno incominciato a convergere un po' di figure più o meno negative del multiverso, in verità, nel set ci sono molte figure negative, dato che ovviamente è un piano completamente nuovo, completamente inesplorato, completamente disabitato, completamente privo di antropizzazione prima dell'avvento delle vie dei presagi, se non fosse per una singola cosa che noi sappiamo. Diciamo che per ora teniamo la lore. C'è questo posto, chiamato Magtaranau, o se preferite dalle carte, il Vault dei Fomori, esatto, il cavo dei Fomori più che il Vault, che è da qualche parte, nessuno sa dove sia, e che si dice contenga dei tesori incredibili. Un sacco di banditi lo vogliono, qualche bandito è davvero interessato, ci sono due bande nello specifico che sono molto interessate a queste. Uno è la banda Sperone, guidata dal drago scorpione Akul, che è la banda più temuta e più spietata di tutto il piano. E l'altra invece è la banda di Oko. Oko, che finalmente rivediamo dopo un sacco di tempo, ha assoldato molti cattivoni del multiverso per fare questo colpo, dato che in verità Akul sa benissimo dove si trova Magtaranau, perché lui ci ha fatto la sua base sotto e fa di tutto per impedire tutti quanti di arrivarci. Oko vuole arrivare, fregargli la roba e tornarsene contento di aver fregato un essere potente, tipica roba di Oko. Sì, che l'unica cosa, forse qui, sì, è vero, il drago scorpione sa dov'è, ma non ha, perché per aprirla ci vuole esattamente metà, quindi esattamente non riesce ad aprirla. Esattamente, c'è chi è ossessionato come Akul perché lui vuole la chiave per aprirlo, lui l'ha trovato, ha detto ci deve essere qualcosa dentro. Oko sa che c'è, per meglio dire, Oko sa che c'è. Gli è stato detto che c'è questo posto, perché in realtà a Oko interessa sì, ma è più il brivido del riuscire a farcela, perché chi è davvero interessato a Magtaranau è un'altra nostra conoscenza, ovvero Ashiok, che ritorna da Terre Selvagge di Eldraine, che a quanto sembra è interessato a rapinare un cavo magico ovviamente, e questa banda molto rapidamente è composta da Oko, ovviamente, da Ashiok, più o meno, Ashiok tecnicamente non ne fa parte, lui fa il mastermind, lui è il boss artiglio della situazione, Vraska, Rakdos, Brage, Malcolm, Minutosso, con gioia di un sacco di gente, Ghisa, Geralf, Eriette, Satoru Umezawa e Kervec. E credo di averli detti tutti quanti. Ah, giustamente, vero?
perché gli ultimi due membri di questa compagnia, invece, che non sono dei cattivoni, neanche Braga e Malcolm sono dei cattivoni, però vabbè, procediamo su questa cosa, ovvero Annie Flash, che è un nuovo personaggio introdotto per il set, di cui non è sede per entrare nella sua storia in questo momento, e Kellan, il quale incontra per caso il padre mentre si trovava in giro per il piano assieme a Ralzarek, e dice: questo qui è un'anguilla, se non lo placco adesso lo perdo per sempre, e quindi si è stato costretto, poverino, lui che è probabilmente la persona più buona e più innocente di questo mondo, a divenire un bandito. Succedono un sacco di cose, inseguimenti a treni, esplosioni, cose di vario tipo, e alla fine giunti all'interno del cavò, si scopre il fattaccio, perché in realtà Ashiok non è Ashiok in questo caso, ma è Jace Beleren, il nostro caro telepate che ha fregato tutti quanti, grazie a un modo in cui vi parleremo magari tra un pochino, assieme a Vraska, ha fregato tutti quanti perché lui è interessato a una cosa che si trova all'interno di questo Mag Taranau, ovvero una piccola creatura pelosa arancione. con questo finale molto anticlimatico riescono a fregare anche Oko, a farlo scappare. In questo modo comunque Oko è pericoloso da avere come nemico, riescono a tenerlo sotto controllo, fuggono da Mag Taranau, e quindi tutti quanti, chi è interessato alla storia, diciamo, Kellan ha trovato il padre, ha scoperto che è un pezzo di merda, e quindi dice magari è meglio, ok, ho fatto la mia avventura, mi fermo per un po' di tempo, quindi d'ora in avanti non vedremo Kellan per un po' di tempo, si ferma un po' su Crocevia Tonante, mentre invece il nostro Ralzarek dice: ma Jace, che cacchio stava facendo? Contando che, vi ricordo, Jace, per quel che ne sapevano molti, era morto durante l'invasione assieme a Vraska. E quindi qui mi fermo un attimo perché lascio la parola a Lorenzo, dato che non ho detto specificatamente alcune cose riguardo a questi due personaggi. Sì, allora ne parlo io al volo dell'epilogo, ok. Sì, vai pure. Benissimo. Due parole al volo, quelle che sono state due storie tra le più belle, secondo me, di quest'anno. Ovvero l'epilogo di Outlaws of Thunder Junction, sì, uso il nome inglese, che quando coinvolgono hanno due personaggi protagonisti che conosciamo benissimo, abbiamo appena menzionati, ovvero Jace e Vraska. Jace e Vraska, l'ultima volta che l'abbiamo visto, ovvero in Avanzata delle Macchine, erano asserviti, completati, quindi sotto Elesh Norn, ed erano stati mandati a fare le loro sporcizie invasive qua e là. In questo caso Vraska sappiamo benissimo che è andata su Ravnica, ha fatto tanto danno, ma poi è stata fermata grazie anche a Ral. Esatto. Mentre invece Jace non avevamo idea di che fine avesse fatto. In questa storia scopriamo che è stata mandata su Vryn, ovvero il suo piano d'origine, in cui non andava da 13 anni. 13 anni, sì. 13 anni. Nel frattempo ha avuto diversi momenti di sprazzi di lucidità tra il completamento e il non completamento, grazie al fatto che prima di essere stato mandato su Vryn era stato accoltellato in petto dalla spada di Nimbo di Espeth, ovvero Luxir, che il Nimbo a contatto con l'olio è una specie di reagente anti-olio, e quindi ha permesso a Jace di creare la sua solita bolla mentale di isolamento, che ha permesso anche quindi di combattere quella che è l'infezione filexiana. Però questo non gli ha impedito di fare i suoi sporchi danni da filexiano all'interno del suo piano, vicissitudini varie, riesce a riacquistare coscienza, va da Vraska, che nel frattempo è stata sconfitta, la riporta, vanno assieme, finalmente, dopo 13 anni, dalla madre di Jace, Ranna Beleren. Ranna li accudisce, li cura: oddio, chi è questa gorgone? Ah sì, guarda, è la mia fidanzata, va bene. Nel frattempo che le staccava le placche, sì, di metallo, esatto, dal corpo, perché infatti non si sa se faceva più paura il metallo o il fatto che era una gorgone. Sì, esatto. Sì. Poi c'è un bellissimo momento, uno splendido momento, che tra quelli che mi hanno fatto maggiormente apprezzare la storia, ovvero Jace che appunto in guarigione, c'è questo momento in cui ha una piuma di fenice, che è uno dei metodi curativi che applica Ran, che ricordo essere appunto una guaritrice. Scopriamo in questa storia essere una guaritrice, esatto, perché nella storia originale lei era soltanto un personaggio di sfondo, proprio completamente. Già. E quindi vede questa
prende come spunto questo che mi definisce per dire, ok, bello il multiverso, però non c'ho un attimo per godermi la sua bellezza. Fa questo twist di mente, di mentalità, per cui dice, ok, il multiverso è inguaribile, è colpa di tanti esseri capaci di leggere tre piani, specialmente i Planeswalker come me e come Vraska, e dice, ok, è inguaribile. Ma che ne dite voi di ricominciare da capo? E quindi resettarlo in qualche maniera, non sappiamo cosa intenda ancora di preciso, ma appunto il suo piano è prendere le ceneri del multiverso attuale, così come la finisce, e farci rinascere un multiverso in qualche modo privo di minacce e pronto per essere goduto in quanto tale. Per farlo, quindi, si arma di ingegno, dopo che finalmente sia lui che Vraska sono guariti, e crafta questo suo grande piano, anche noi, a noi ancora abbastanza sconosciuto, ma vediamo il principio, ovvero quello che è successo in Thunder Junction. Nel frattempo Vraska si rende conto di aver perso la scintilla per colpa del fenomeno che vi ho descritto poco fa. Jace prende questo come ulteriore fiamma per motivarlo a fare quello che fa, e appunto dopo che Vraska ha ingaggiato Brage e Malcolm su Ixalan, dopo che Jace, che per la prima volta si maschera da Ashok su Eldraine, ingaggia Ariette, dopo che è stata sconfitta nella storia che abbiamo raccontato di Wilds of Eldraine, finalmente ingaggiano tutta la loro squadra abbastanza off-screen, oltre questi momenti, e fanno quello che è stato appena descritto da Zaxxon, fino a quando non si giunge al finale. Al finale, quindi dopo. Lì, giustamente come hai detto, Jace e Ashok nel finale però sembrerebbe, perché invece per la parte di Eldraine dove c'è il sonno stregato, eccetera, lì sembra che sia veramente... È confermato che sia lui, anche perché fuori dalla quarta parete la sua carta è comunque sotto tipo Ashok. Sì. Se no avrebbero messo sotto tipo Jace. Esattamente dove smette di essere Ashok, ma prima dello scontro finale è lui. Subito dopo dovrebbe esattamente essere Jace. Chiaro. E lì in mezzo succede qualcosa che per adesso non si sa. Questo è un ottimo chiarimento che è giusto fare. Va bene, è giusto fare questo chiarimento, sì. Anche per chiarezza, sì. Quindi loro si trovano con, alla fine della storia, questo esserino in mano. Chi è questo esserino? Flashback di un paio di anni indietro. Jace si trova su Ravnica e parla con una certa lunantropa planeswalker, la nostra Tamio, non so quale accento applicare in questo caso. Quindi lei le spiega diverse cose sui Fomori e sul fatto che hanno diverse cripte, diversi cavò qua e là per i piani. Uno di questi, Jace stesso l'ha visitato qualche anno fa per conto del Consorzio Infinito, quindi per conto di Tezzeret, bla bla bla, poi è una cosa Tezzeret che di Corbolas, cose vecchie. Esatto. All'epoca non capì cos'è, non ebbe nessuna idea di cos'è quell'enorme sfera tecnomagica all'interno della distesa di nulla che è Thunder Junction. Tamio spiega diverse informazioni riguardo i Fomori e non solo, spiega che cos'è la creatura al suo interno, mentre Jace nel presente invece ha finalmente questo Pokémon in mano, questa creaturina arancione, che lascia che Jace guardi all'interno della sua mente, così scopre che lui si chiama Loot, o Bottino, usiamo il nome in italiano, Bottino, e che, non è questa la sua più grande particolarità, ovviamente questo Pokémon ha all'interno della sua mente una mappa in tempo reale e infinita, per quanto ne sappiamo, di quello che è il multiverso, con tanto di passaggi degli Omenpath, come quindi sono collegati i piani l'uno con l'altro, ed è forse una delle fonti di informazione multiversale più grandi di quelle che abbiamo conosciuto finora. Jace, intanto lo adotta assieme a Vraska. Jace e Vraska adottano come loro figlio il nostro Bottino, e vanno in giro per il multiverso per attuare quello che è il grande piano di Jace. E tra l'altro, tu hai detto giustamente, riagganciandoti alla storia della Fenice, vuole, diciamo, perché non ricominciamo dalle ceneri, però c'è anche il fatto, non sappiamo cosa vuol fare, però a un certo punto lui dice proprio anche, io mi sono rotto di sta cosa, sì, voglio farmi un po' i cazzi miei, fare la mia vita, e quindi anche quello sembra che lui si sia rotto di difendere, salvare, di combattere, di curare qualcosa per gli altri e non qualcosa per te. Questa è una cosa.
Vai. Un'altra cosa, appunto, come hai detto, bottino, mappa del multiverso, guarda caso, è di fatto quello che voleva Niv-Mizzet. Senza dircelo, stanno dicendo, Niv-Mizzet vorrebbe fare la mappa. Un po' sì, è vero. Sì. Là, lui l'ha trovata, chissà che magari non era proprio quello che voleva, ma non lo sapeva. Può darsi, può darsi. Magari Niv-Mizzet non sapeva di volerlo. Sicuramente. Esatto. Un'altra roba al volino, poi passiamo avanti. Jace, sempre nella sua convalescenza, quindi a casa di sua mamma, su Vryn, tra le altre cose, ha ancora vivo, praticamente nella sua pelle, la sensazione che provò quando iniziò a far detonare il Silex, o Silex, che dirsi di voglia, secondo me, lì all'interno del nucleo di Nuova Firexia. Poi sappiamo come è andata, ok? Ma quindi cosa voglio dire? Mettiamo mai caso che... Ci sono delle parole specifiche che vengono usate all'interno, che sono trascritte all'interno del Silex, che ricordiamo sono le stesse del Silex che fece detonare Urza in quel di Dominaria durante al culmine della Guerra dei Fratelli, ovvero portate la rovina, riempitela con i ricordi della Terra, capovolgete gli imperi, ricominciate da capo. Sì. Quindi che sia stato influito... D'altronde, e questo non l'abbiamo ancora detto perché non ci eravamo soffermati, quello che dice il Silex e quello che succede, che si trova, dato che abbiamo visto alcuni degli oggetti che si trovavano all'interno del Mag Taranau, il Silex, o Silex, lo chiameremo in 300 modi diversi, sì, di cui ancora non sappiamo niente, perché noi non sappiamo ad oggi, nonostante siamo passati 30 anni, sì. Noi ancora non sappiamo che cosa sia sto Golgothian Silex, perché non è un artefatto Tran, viene detto ovunque, viene detto fin dai tempi della Guerra dei Fratelli che non è un artefatto Tran, non sappiamo cosa sia, ma potrebbero centrare in qualche modo questi fomori, in qualche modo lo scopriremo. Speriamo, prima o poi, sì, ma non lo scopriremo nel prossimo set, perché il prossimo set è il set di Bloom Barrow. L'ultima cosa, sì, tra l'altro, sempre per riagganciarsi a quello che dicevi, se non sbaglio, adesso non vorrei dire una stupidata, ma non credo, i due episodi appunto dell'epilogo si chiamavano tutti e due Bring the End. Esattamente. Bring the Ending. Allora, sì, a te quasi uguale, hai ragione. È bring the End, se non sbaglio, l'epilogo. The Ending dovrebbe essere, perché... Ora lo vedo intanto. Anch'io sapevo Bring the End, mi sembra, però... Sì. Però magari mi ricordo male. Comunque il prossimo set, come dicevo... Dal finale, sì, diciamo, sicuramente si riallaccia a quello e è un hint su quella cosa. Sì, esatto. Assolutamente, bellissimo. Quindi il prossimo set è Bloom Barrow, che non solo è l'inizio del nuovo arco narrativo, che è l'arco narrativo delle Tempeste Draconiche. Questo non abbiamo detto dell'arco di prima. Sì, perché Thunder Junction chiude l'arco narrativo delle Vie dei Presagi, e infatti Kellan smette di viaggiare, nonostante le Vie dei Presagi siano comunque presenti e non importanti in realtà in questo momento, ma sappiamo che ci sono. Effettivamente... Fuori un attimo, in entrambi questi due set successivi, le Vie dei Presagi, a parte per una cosa, non sono così importanti, ma vabbè. A parte questo, Bloom Barrow apre la storia dell'arco della Tempesta Draconica, delle Tempeste Draconiche, e ci troviamo su Bloom Barrow, altro nuovo piano del multiverso, abitato soltanto da animaletti, animali, di ne avrete sentito parlare... alla morte di Bloom Barrow, perché ne hanno parlato tutti quanti davvero, quindi non perdiamoci troppo tempo. Anche qui in realtà la storia, spoiler, non va troppo avanti nella macro trama, è una piccola avventura molto carina, senza togliere niente assolutamente a questa storia. Così finalmente torniamo nel mondo fantasy. Esattamente, torniamo nel mondo fantasy, con una piccola avventura di tanti piccoli grandi eroi, come si suol dire. E la storia, in realtà, noi seguiamo le avventure del gruppo di Mabel, questa topinide, questa eroina topinide che
va in soccorso della Ranide Helga, della maga Ranide Helga, il cui villaggio è stato devastato da una bestia della calamità chiamata Maha, che è un gufo gigantesco, per un qualche motivo, che scopriamo poi nella storia essere causato dal furto del suo uovo. E i personaggi partiranno alla ricerca di motivo, scopriranno che c'è di mezzo una compagnia di mercenari che hanno causato appunto il ritorno in maniera cataclismica di queste bestie della calamità, che sono sempre un pericolo su Bloom Barrow. Andatevi a cercare i video che parlano bene della lore di Bloom Barrow, che è molto interessante in verità. E il punto qual è? Che questo gruppo di animali, di che mai ha avuto a che fare con il multiverso, dato che da quel che sappiamo, e ci è stato detto un po' come battuta, Bloom Barrow non ha vissuto minimamente l'invasione di Nuova Firexia, incontrano due personaggi che non sono di Bloom Barrow, di questo piano. Uno è il nostro povero Ralzare, che dico povero perché questo povero uomo, dopo gli eventi di Crocevia Tonante, ossessionato com'era dal trovare Jace e pigliarlo a pugni e strangolarlo, fargli un sacco di belle cose, si è messo a cercarlo, anche per chiedergli: senti zio, ma noi siamo amici, dove sei finito per tutti questi anni, per quest'anno e mezzo, per questi 2 anni? E nel pedinarlo pensava di aver localizzato le sue tracce eteriche su Bloom Barrow e si è trasformato in una lontra, perché su Bloom Barrow tutti i viaggiatori vengono trasformati in animali di corrispettivi e non, e lui ovviamente per cercarli, dato che Helga, che è una veggente, ha avuto una serie di visioni poco prima dell'inizio della storia. Una di queste mostrava un volpide con sulla pelliccia un disegno che somigliava al tatuaggio di Jace. Ovviamente gli animali non hanno idea di che cosa sia un tatuaggio, però è un simbolo sulla pelliccia, accompagnato da una lacertide e da una piccola creatura arancione, seguiti poi da delle ombre, cose poco importanti, le ombre dietro ovviamente, non è vero, sono importantissime ma non sappiamo ancora perché, e quindi lui decide di aiutarli, di pedinarli per saperne di più, perché dice: questa qui è l'unico indizio che ho. Ma incontrano un altro problema, un problema che in realtà è molto più grande in realtà, perché trovano un drago trasformato in un uccello simile ad una bestia della calamità, ma un drago. Nello specifico, un drago che è palesemente un drago di Tarkir, un drago della stirpe di Colagan, che fa un po' di casino in giro per il piano, lo riescono a sconfiggere, lo riescono a scacciare, e la storia in realtà finisce che salvano, trovano l'uovo, scoprono l'inghippo, il piano un po' machiavellico del cattivo, e tutto quanto. La storia finisce in maniera molto tranquilla, con Ral che dice... che capisce che forse Jace l'ha mandato un attimino ancora fuori pista, facendolo venire su Bloom Barrow, magari voleva prendersi gioco di lui, o comunque in questo momento non era il caso di seguirlo, perché c'erano draghi che stavano apparendo tramite le vie dei presagi, e non era un buon segno. Ma prima di lasciare Bloom Barrow, succede qualcosa di strano. La nostra Helga, che ha avuto soltanto visioni un po' fumose dall'inizio della storia, molto a fatica, all'improvviso va in piena trance e ha una visione, di cui vi leggerò un attimo la cosa nello specifico, anche se so che il buon Loremon la sa a memoria, però... Sì, sono preparatissimo, solo per questa cosa. Esatto. Sì. Ovvero, i re dell'oscurità torneranno, il mago in blu causerà la fine, o la rovina, essendo che la storia non è tradotta in italiano, non è importante come è stata adattata, però, ovviamente, questo fa riferimento a 2 cose in particolare: a Jace, il mago in blu, e Jace, non ci vuole, penso, nessuno, non ci voglia un genio per capirlo. I re dell'oscurità non sappiamo di preciso chi siano ancora, ma Helga ha visto, quando parlò della visione di Jace, Brask e Bottino, palesemente, di alcune figure oscure che li seguivano, cosa che inizialmente alcuni, io compreso, avevo un po' frainteso. Io avevo capito che fosse, fuori un attimino dalle curiosità, che fosse che non Helga non riuscisse a vedere bene Bottino, lo vedesse avvolto dall'oscurità, perché, dato che lui è una bestia e Bloom Barrow non aveva ben capito come trasformarlo, diciamo un po' così, e quindi lei lo vedeva un po' strano. Invece no, poi effettivamente rileggendolo non aveva senso.
Ma come ci dirà il buon Loremon, ci abbiamo anche una piccola teoria riguardo a questa roba qui, molto, cerchiamo di tenerla in sintesi perché altrimenti... Già. Quindi vai pure. Niente, molto semplicemente, questi re, che nell'oscurità dell'oscurità, anzi hai capito perché appunto non è tradotta, beh, è abbastanza facile secondo me andare a pensare che siano i Fomori, anche perché sovrani di questo impero antico che deve tornare, sappiamo che c'è almeno un esemplare di questo impero che è tuttora vivo, abbiamo parlato quando abbiamo parlato della storia di Lost Caverns of Ixalan, ovvero questo Fomori che si è risvegliato all'interno di Colony's End grazie a Quintorius, quindi questi re che torneranno è facile che siano i Fomori. Poi c'è anche al volissimo una carta illustrata dall'ottimo Dominic Meyer che ritrae queste figure longiline quelle che sembrano essere delle corone, una carta è di The Big Score, quella è la spada Sword of Wealth and Power, quindi un artefatto sì, legato a Magh Taranawe e ai Fomori, quindi chissà che non sia collegato. Che tra l'altro in primo piano ha proprio un bel teschio di Fomori, quindi c'è proprio il teschio che somiglia a quello di Ruan, quindi non è che c'è molto neanche da dover pensare. Assolutamente. Niente, quindi su questa specifica profezia, in cosa significa, ho finito di parlare, voglio solo un attimo aprire una minuscola gag, che è quella che ho immaginato essere il momento in cui Egg fa la sua profezia, che appunto, immaginate questo grande banchetto di animali, di pucciosini, che festeggiano il fatto che hanno finalmente risolto la questione delle bestie della calamità, c'è Mabel che fa, Egg, me lo passi un secondo, il sale, per favore, Egg inizia a sciorinare queste profezie in trance totale, wow, insomma, gli rendo lo stesso. Quindi me lo passi o no il sale? Niente, fine. Momento head canon, perfetto, sì. Tra l'altro è l'unica volta che ci, perlomeno per quel poco che abbiamo visto Helga e sappiamo della sua storia, di solito disegnava e vedeva, sì. Invece parla e sente. Esatto. Sì, è molto strana in effetti questa profezia che ha, perché di norma diciamo le ricerca volontariamente e appunto le disegna. Questa è la prima volta che le viene in maniera così spontanea. Quindi era proprio che doveva uscire, esatto. Un po' come in Percy Jackson, quando le profezie ogni tanto venivano fuori a caso e tutti quanti guardavano Apollo e dicevano, ma adesso? E lui diceva, io non ho fatto niente, non ho più poteri. Vabbè. Esatto. E arriviamo quindi in verità all'ultima storia dell'anno, la seconda storia dell'arco narrativo delle Tempeste Draconiche, che è Duskmourne, la casa degli orrori. Altro piano nuovo, di nuovo, Duskmourne in realtà è una casa gigante che è controllata da un demone che si nutre di paura, un sacco di belle cose. Anche di questo piano penso che ci siano storie oramai, dato che era passato dall'essere il piano più odiato, il set più odiato dell'anno, che tutti quanti avrebbero schifato, ad essere quello che ha fatto sbavare tutti quanti. Quelli a cui non è piaciuto ovviamente Bloom Barrow, perché non potevano essere la stessa persona per equilibrio. Era proprio il Barbenheimer di Magic. E in questo caso la storia, i protagonisti sono un bel po' in realtà di questa storia, e sono la viandante, Kaito, Tyvar Kell, Zimone e Nico Aris. Qual è la loro missione? Entrare a Duskmourne e recuperare Nashi. In realtà c'è anche Aminatu, che... Sì, giusto, è vero. E c'è anche Aminatu, che tecnicamente... Diciamo che i protagonisti attivi sono loro. Poi c'è anche Aminatu che fa da supporto, molto importante in realtà come supporto. Dai, li salva tutti almeno 4 volte. Esattamente, certo, sì. Certo. E perché qual è il punto? Come vi dicevo prima, effettivamente in questo secondo arco narrativo le vie dei presagi ci sono di sfondo, ma non sono importanti, dato che per arrivare su Duskmourne non ci puoi arrivare tramite una via dei presagi normale, almeno per quel che sembra, ma ci arrivi tramite questi portali creati da Vol'Gavoth, che è questo demone che controlla la casa. Lui praticamente può aprire questi portali che vanno verso, solo per quel che ne sappiamo, verso la casa, perché così lui attira nuove prede, perché ovviamente prima o poi è un essere che si nutre di paura, però se si nutre di paura di creature che muoiono cadendo dalle scale non è molto comodo, prima o poi finiscono.
E quindi lui, da quando c'è stata l'invasione di Nuova Firexia che ha indebolito i confini del multiverso, è riuscito ad aprire sempre più porte. E quindi lui, appunto, attira queste creature. E qual è il motivo, in realtà, per cui Nashi si trova su Duskmorn? È che lui ha perduto la pergamena contenente la storia di sua madre. Nashi, che ovviamente non ha ancora superato la morte della madre, quindi infatti ce l'ha ancora un bel po' con Kaito e la viandante, perché... Che dire? L'ha uccisa. Una l'ha uccisa e uno è il motivo per cui è stata uccisa, diciamo, poverini. Loro si flagellano ancora, però è andata come è andata. E quindi si sentono responsabili e partono. Perché mettono su gli altri membri del team? Perché gli serviva qualcuno che menasse, e quindi Tyvar è perfetto. Tyvar però giustamente gli dice ci serve qualcuno che sappia menare ma che abbia un po' di testa, e quindi dice chiamiamo Nico, che non è un deficiente. Zimone era lì, perché poi per entrare nella casa attraversano un portale da Ravnica, perché ovviamente Niv-Mizzet ha trovato qualcosa che era nuovo su Ravnica, ha detto sempre analizziamola, capiamo che cos'è questa cosa. Beh, comunque e Zimone che fa la stagista esattamente anzi no, da Niv-Mizzet, neanche dagli Izzet. Sì, dagli Izzet, però ovviamente gli Izzet tecnicamente sono ancora subalterni, quindi va bene. E Aminato invece si trova lì perché ha percepito che c'è questo potere strano, essendo che lei appunto percepisce i cambiamenti nel multiverso. Solo che arrivano davanti alla porta e dicono occhio, cioè Aminato dice occhio perché questa cosa qui è pericolosa, è molto pericolosa, io non vi posso accompagnare perché ho molta più paura di fare una brutta fine là dentro e di quello che potrebbe succedere se crepo. Ma gli ha passato questi incantesimi difensivi, questi plasmafato, come li chiama lei, che sono delle vite extra, dei gettoni di vite extra, che permettono a ognuno di loro di sopravvivere una volta a testa, in verità, perché di fatto si consumano uno alla volta, ma tutti quelli che hanno il plasmafato vedono cosa è successo, così da cambiare la situazione. Anche qui andate a vedervi i video sul canale e un sacco di altri video che sicuramente sono usciti. Uscirà molto presto il video del Bazar di Via Latta sulla storia di Duskmorn. Potrebbe essere pubblicità e infatti lo è. Sì. Esattamente, vabbè. Esattamente. E quindi succedono una serie di svariate cose. Il gruppo ovviamente, essendo una storia horror, si divide volontariamente e non, scoprono il segreto di Duskmorn, perché ovviamente essendo un piano nuovo, essendo a tema horror, la scopriamo durante la storia, durante la storia scopriamo tutta la verità su Duskmorn. E, importante, in verità, durante questa divisione, il nostro Kaito incontra una certa persona, perché Kaito incontra Jace, che si trova lì perché lui ha perso, in qualche modo, che non sappiamo esattamente come, Bottino e Vraska. Come è andata? Non lo sappiamo, dato che queste porte emanano una magia in grado di attirare le persone e le creature, è probabile che magari siano stati attirati involontariamente dalla magia, e quindi si sono divisi in qualche modo. E appunto Jace si trova lì, e in un certo momento, in un certo frangente, dato che i due si trovano a dover viaggiare insieme, Kaito era presente durante l'invasione, quando Jace era sul punto di far esplodere il Silex e l'ha visto completato e quindi non era molto contento di avere ancora a che fare con lui. Succede che finiscono in una trappola e Jace, avendo una visione di Bottino e Vraska imprigionati e torturati, molla Baracca e Burattini, il nostro povero ninja, lo lascia affogare, ma lui poi riuscirà a scappare, diciamo. E quindi lui parte per salvare gli altri due. Ho fatto un attimino questa introduzione, però poi in realtà la storia va avanti, riescono a salvarsi, riescono a trovare Nashi, riescono a trovare la pergamena di Tamiyo, scoprono che è un piano del demone cattivo che voleva usare le storie di Tamiyo per aprire dei portali in maniera più precisa e per sapere i piani da evitare, anche molto semplicemente. Giustamente dice, quel piano magari ci potrebbero essere un po' di grattacapi, evitiamo di aprire portali che poi mi entra gente. A caso, per esempio, tipo Zendikar. Zendikar, sì. Esatto, sì.
oppure, ma anche volendo, non so, io penso a Muraganda. Vabbè, adesso certo. non viene nominato, però per quel che sappiamo Muraganda, no. Ci stanno dinosauri e melme sicuri. Bello. Esatto, sì. che si sa non possono avere incubi. Magari sì, però io non, magari lui dice perché io dovrei volere un dinosauro che sì, mi fa capito. Casini in giro per le stanze e poi devo pulire. Poi devono pulire, perché in realtà è il culto di Valgavot a pulire. E quindi, vabbè, succedono un po' di casini, molti momenti molto fighi, aperture di vie dei presagi, porte tramite scintille, cose molto fighe, guardate i video che ne parlano o leggete le storie. E la storia però finisce con due o tre cliffhanger in realtà, perché Nashi dirà addio alla storia di Tamiyo e riuscirà ad andare avanti nella sua storia personale. Valgavot, che ovviamente è furioso per aver perso il suo premio, perché lui voleva divorare le paure dei Planeswalker ed ex Planeswalker, ma poi ne parlerà Lorenzo, perché ho glissato su un paio di elementi, ovviamente. Ma il nostro Valgavot ha catturato una preda molto più invitante, ovvero Bottino. Noi sappiamo che lui ha rapito e è riuscito a tenersi Bottino. Come? Non lo sappiamo, spoiler, per adesso. E l'altro, il terzo cliffhanger, in realtà, è il fatto che sembra che Valgavot abbia memorizzato, diciamo, le tracce magiche di alcuni personaggi, quindi potrebbe Valgavot non essere ancora del tutto sconfitto, perché potrebbe, sembra essere in grado di puntare... Nello specifico aprire porte in punti dove prima magari non poteva fare. Sì. Leggete la storia. In sintesi, andate a leggere e spulciate. Perché è ancora fresca in realtà la storia di Dustmourne, esatto. Quindi magari alcuni potrebbero effettivamente non averla letta o vista, stanno ancora uscendo video sulla storia. E quindi, sì. Come dicevo, ho lasciato volutamente delle parti in incognito, il nostro buon Lorenzo ci parlerà di Planeswalker. Adesso qui sotto metto il link alla storia completa, quindi se non volete spoiler andatevi a vedere la storia completa. Esatto. Se invece volete sentire lo spoiler, andiamo avanti e sentite cosa succede. Sì, fai un bel, magari mettici un bel disclaimer all'inizio. Disclaimer, spoiler, scusate, ci è venuto in mente dopo. No, sì, stiamo ancora imparando. Dopo un mese non è più... infatti. Quindi una cosa che invece non c'è nelle storie sono io che impazzisco su diverse, ad esempio la congettura di Vorzani che viene di nuovo rimessa in campo da parte di Simon. Cos'è la congettura di Vorzani? Al volissimo, sempre qui è questo insieme di teorie e teoremi che parlano di spazi extraplanari, non solo, in generale del multiverso. Aspetta, piccola introduzione. Nella scenetta, cioè nei vari gruppetti, come ha detto Ale, c'era Simon che va in giro con Tyvar, quindi sono una studiosa super secchiona che gli piace, libri e tutto, con quella che non gliene frega assolutamente niente. E c'è proprio il siparietto dove lei tenta di spiegare a lui che cos'è questa cosa, che cos'è il multiverso, perché sono aperte, che poi è la congettura che adesso dirà allora, ma c'è proprio il siparietto dove diranno questa cosa, ah ma stai parlando con me, ma veramente, e lui rimane lì come un ebete perché no, chiaramente non capisce. Vabbè, poverino, è bellissima quella scena, neanche, è una delle più belle forse. Non è neanche colpa sua, dalle sue parti menano, come ha detto. Infatti è bellissimo, cioè la coppiata è vincente quella. Cioè, come dice Tyvar, su Kaldheim, da noi su Kaldheim, se la storia non è degna di essere raccontata da uno Skald, non ha senso che venga scritta. Esatto. Bella, bella. Infatti sono muscoli e matematica, li si ama. Spettacolari. Quindi no, al volissimo appunto, cos'è sta roba qui? Questa congettura di Vorzani insieme di teorie parola sul multiverso, ok, tra queste cose c'è questo insieme di congetture, Simone se ne esce mentre osserva il fatto che la casa cambia a seconda di dove guardi, quindi in base alla percezione dell'osservatore, se ne esce con una specie di congettura interna, quindi di teoria interna alla lore, perché spiegherebbe, grosso modo, prova se non altro a spiegare, il motivo per cui all'apertura degli Omenpath
è succeduta la mietitura dei planeswalker o viceversa. Quindi c'è, esatto, come se ci fosse questo equilibrio di osservatori, perché il multiverso, stando a questo insieme di ipotesi, ha bisogno di essere percepito, di essere osservato da diversi punti di vista, che possono essere diversi punti all'interno dello stesso piano o da diversi piani. Per far sì che ciò avvenga, che più persone vedano da diversi piani lo stesso multiverso, e quindi che il multiverso esista, serve che ci sia un modo per viaggiare. E quindi, se smettono di esserci planeswalker, aumentano i viaggiatori in quanto esistono gli Omnipod, che permettono il viaggio anche a chi non ha la scintilla, oppure viceversa, a seconda di come vogliamo vederla. Quindi, se sono aperti gli Omnipod e quindi c'è bisogno di diminuire gli osservatori, non si sa bene come è da mettere queste ipotesi in gioco. Il succo finale è: il multiverso esiste fin tanto che c'è qualcuno che lo percepisce, che lo osserva. Spero sia vera, perché mi piace davvero tanto da morire. È molto interessante come sì, teoria. Speriamo che comunque può essere un punto di vista, dato che arrivati a questo punto non ha molto senso, ma di preciso non sappiamo perché alcuni, certo, cioè ci sono tanti pezzettini di teoria del perché ci siano le vie dei presagi e il perché i planeswalker, molti planeswalker, quasi tutti, abbiano perso la scintilla. Anche in questa storia, in realtà, di tutti quelli che sono effettivamente planeswalker, solo Kaito e Jace, solo Kaito lo è effettivamente ancora, però tutti gli altri invece, la viandante, Taivar, Nico, Aminatu, tutti hanno perduto la scintilla in momenti extra. Kaito, tra l'altro, c'è un momento molto bello in cui Kaito teme di aver perduto la scintilla in un momento in cui aveva per forza bisogno di tornare su Dasmorn, dopo che era stato tradito da Jace, e ha un momento di panico perché non riesce a viaggiare e dice: ma qui è arrivato il mio momento, perché anche loro ovviamente non hanno la minima idea di che cosa sia successo. Ma a parte tutto questo, comunque, sì, questo chiude il fatto di avere ancora la scintilla, cioè non li rende sicuri del fatto che ce l'avranno per sempre, perché dicono: esatto, non so che cosa sta succedendo, magari la scintilla adesso e fra un'ora non ce l'ho più. Anche perché molti lasciano intendere che non se ne sono neanche resi conto fin da subito. Cioè, alcuni se ne sono resi conto subito, tipo Teferi e Koth, ma altri invece, tipo i gemelli Kenrith, se ne sono resi conto solo quando non potevano più viaggiare. Mm-hmm. Infatti lo dice la storia, sono sei mesi Tyler. Che... Anche Tyler probabilmente se ne è reso conto un giorno per caso, perché ha detto: ma andiamo a trovare... Non è più di tanto, perché va bene, ok, andiamo in giro, cerchiamo questi portali. Sì, lui è quasi contento di non essere più un planeswalker. Tanto le vie dei presagi ci sono ancora, quindi alla peggio, attraversa quella, lui è abituato. Mm-hmm. E quindi niente, in realtà questo chiude un po' il riepilogo, che speravamo venisse più corto, ma in realtà sarà venuto lunghissimo, come al solito. E da allora fino adesso. E quindi adesso entriamo. E quindi adesso entriamo nella speculazione, che domani verrà immediatamente smentita da tutto quanto. Perché... distrutta. Distrutta, perché completamente. Domani al Magicon di Las Vegas verranno finalmente, mi permetto di dire, rivelati i nomi e qualche key art, si spera, di tutti i set standard del 2025. Solo del 2025, che di fatto sappiamo già molto a grandi linee cosa sono, che ricordiamo, Lorenzo, ricordaci un attimo cosa sono, che sennò parlo sempre solo io. Anche qui. Sono quattro, ovviamente, per i set standard. Speriamo rimangano quattro, per favore. Ovvero, il set chiamato, nome in codice, Tennis. In realtà nel concetto è una death race che attraversa tre piani, due dei quali sono state visitate all'interno di un set / blocco principale. Invece un altro... Una sola volta, bravissimo, me l'ho dimenticato. Soltanto una volta. Il terzo, invece, non è stato mai visitato, nemmeno una volta, però lo conosciamo mediante menzioni. Al volume, qualche volta ci siamo stati un paio di carte, sì, per fare capire cosa intendo, ad esempio le invasioni di avanzata delle macchine sono menzionate. Esattamente. Ok, questo è il 7 di febbraio, presumibilmente febbraio. Quello che dovrebbe essere il secondo set standard è il ritorno a Tarkir, nome in codice Ultimate, di cui sappiamo davvero pochissimo, se non una key art che ci mostra un drago che sembra molto poco tarkiriano, ma poi in caso... magari ne parliamo post. Avriamo, esatto. E quindi qua c'è pochissimo da dire. In seguito, proseguendo, quello che dovrebbe essere il set della rotazione, quello che mette l'inizio dell'ultimo dei tre arc,
arc di cui ancora non sappiamo il nome, peraltro, l'ultimo arc di questa saga, anche questa la saga, non sappiamo il nome, questa cosa è terrificante, vi prego, ditecelo domani. Quindi, ma perché si tratta... Adesso a metà saga esatta in cui siamo sarebbe anche... Anche perché se ti dicono questo è l'arco narrativo di Marit Lage, tu sei... chi? Sì. Cosa? Vi prego no, comunque. No. Detto ciò, esatto. Detto ciò, il nome in codice Volleyball in realtà è un set denominato per adesso, in livello di concept, una space opera. Quindi sarà ambientato in questo piano ancora inedito, mai visto prima, che è condito da un insieme di corpi celesti, tecnologie capaci di viaggiare attraverso questi corpi celesti e creature strambe alienoidi, per quello che parrebbe. Non vedo davvero l'ora. Infine, quello che è l'ultimo set standard, si torna un po'... anche qui alle origini, vogliamo metterla così, essendo un ritorno gradito da tantissime persone e acclamato da un sacco di tempo, ovvero si tratta del nome in codice wrestling, nome in codice a caso ovviamente, è il ritorno su Lorwyn. Bello, Lorwyn slash sempre l'anda tenebrosa, in quanto adesso il ciclo giorno-notte parebbe essersi stabilizzato in qualche maniera che vedremo a novembre, capiremo un po' meglio cosa si intende, esatto. Esatto, perché comunque mi immagino che domani faranno vedere perlomeno le key art, quindi le immagini promozionali molto, molto generiche, esattamente come l'anno scorso hanno fatto vedere Duskmourne, che era l'ultimo set dell'anno, sicuro, in maniera molto generica di Bloom Barrow, c'era già qualche immagine un attimino più precisa. Tu dici, diciamo, di se si vede qualche elfo, già abbiamo qualche hint. Vabbè, sì, esatto. Ci sono cose più interessanti che se vogliono metterci a cucinare di Lorwyn, però sì. Fateci vedere Maralyn, per favore. Esatto. Io sono un po' scettico sul fatto che ci daranno così tanto. Spero che ci diano un po' di più sul futuro prossimo, però se buttano fuori qualcosa di là, va bene. Sì, sì, ma senza entrare troppo nello specifico di Norma, almeno... tutti i set dell'anno li coprono, a meno che non abbiano delle entrate molto velocemente. I più importanti sono il set immediatamente dopo, qualcosina un pochino di più del set di aprile, qualche immagine un attimino di più, e poi proprio qualcosina ina dell'ultimo quarto, perché comunque in mezzo ci saranno i set meno importanti, ma sappiamo che sono importanti, tipo Final Fantasy, Marvel, Spider-Man, qualche altro mondo altrove che non conosciamo. Scherzo, ovviamente. Comunque sì, non vediamo l'ora di sbagliare. Quindi... Esattamente, quindi le nostre bet sono quelle, più ovviamente c'è Innistrad Remastered, che non serve a niente, ma non dimentichiamoci che c'è anche Innistrad Remastered, sì. Ma non è che non serve a niente, però non è importante. Per la loro ci droppano cose pazzesche, vedremo, chissà, retconnano tutta la meccanica di diurno notturno, come dico io, cosa che non faranno mai. Io non voglio altri discorsi, ma può solo migliorare, quindi... quella meccanica non può peggiorare, peggio di così è impossibile. Secondo me non la toccano, ma poi se ne parla, poi se ne parla. Peggio comunque, di così è che segue il ciclo, segue davvero il ciclo della giornata, quindi sì. Se vuoi giocare in mannari forti, se puoi giocarli solo di notte. Sì, c'era pure un vampiro che faceva così, tipo in Infinity, in Unstable. Comunque che diventa più forte, non me la ricordo. Sì, se è notte, sì, me la ricordo. Poi lì c'è sempre, allora, vogliamo fare... decidere qual è il fuso orario che devi guardare anche. Giusto. Vabbè, è vero, però è notte in Giappone, quindi io sono più forte. Esatto. Io chiuderei comunque, se non altro procederei a parlare in quello che sono le previsioni che abbiamo per quanto riguarda i tre piani che visiteremo nella Death Race che ci aspetta, prima che verremo istantaneamente smentiti domani sera. Esatto, infatti verremo subito smentiti. Quindi lascio la parola. Inizio io? Va, bellissimo. Sì. Mi dai un vassoio d'argento con tutto quello che voglio avere, ovvero, vabbè, quello che è un po' la safe bet, quindi è facile dirlo. Mi aspetto che, come tutti quelli con un po' di senno, che si torni su Kaladesh per un motivo molto semplice, non lo sappiamo. C'è stato un approfondimento per quanto riguarda Ghirapur, perché Kaladesh praticamente, per quello che abbiamo visto, è solo la città di Ghirapur, però c'è chiaramente dell'altro, semplicemente non l'abbiamo mai visitato. Perché Kaladesh? Perché su Ghirapur sappiamo che si è aperto un insieme colossale di Omenpath in maniera naturale, spontanea, non artificiale se non altro, e quindi rendendo di fatto la città un po' un hub commerciale, forse anche di potere, chi lo sa,
di quello che è il multiverso alla fin fine. E questo, oltre al fatto che comunque Kaladesh, perché ce la mettiamo in mezzo? Perché Brum Brum, macchinoni. E quindi, esatto, sì. È il set che ha creato i veicoli, quindi direi che sarebbe la safe bet, e quindi sarà quella che ce la metterà tutti quanti in quel posto, però vabbè. Sì, beh, vediamo, sì, vediamo l'ora di essere distrutti completamente. La seconda, che è un po' meno safe, che però anche qui è un mezzo azzardo, non lo so, che si basa su pochissimo, di nuovo Duskmourne, per il fatto che abbiamo un'infinità appunto di cliffhanger, come è stato detto poco fa, sempre da Ale, abbiamo da capire una serie di cose, e soprattutto Mark Rosswater, che ricordiamo essere l'head designer, quindi il signor Magic, per quello che ne sappiamo attualmente, ha sul suo bellissimo blog chiamato di Tumblr, che è Blogatog, ha scritto in maniera anche piuttosto ironica a posteriori, dove se ne parlava l'altra volta, a chi gli è stato chiesto il 14 settembre: signor Mano, torneremo su Duskmourne nel prossimo futuro? Guarda, sì, c'è un set che sta per uscire, che è ambientato proprio qui, ovviamente a posteriori è facile in realtà capire che stava parlando in maniera ironica, che stava un po' trollando Duskmourne. Sì, esatto, stava grandemente trollando, sta facendo Duskmourne, però perché ancora rimango di questo avviso nonostante questo troll da parte del nostro Maro, sembra per via di l'unica concept art che abbiamo della Death Race, che ritrae due veicoli, uno dei quali è abbastanza riconducibile, secondo me, a Kaladesh, anche nonostante abbia diverse differenze in quella che era la tecnologia filigranoide strana, solida, sì, che è Kaladesh, in quanto è fiammante, ha le ruote un po' abbastanza diverse. Però ma non possono essere tamarrizzati ancora di più nel frattempo, sì, quindi... Non vedo l'ora, non vedrei l'ora. Quindi non dire quello che invece... perché è quello che voglio dire io. No. Poi se ne parla, al volissimo. Quello che è invece il punto su cui voglio soffermarmi, su perché penso che sia Duskmourne il secondo, è il secondo veicolo di questa concept art, ovvero un fuoristradone spiritico che ritrae come figura prominente quello che è molto, molto, molto simile, una figura molto, molto simile a un demone di Duskmourne, quindi scheletrico, con le sue bellissime corna lunghe. Con i bei corni satanici. Esatto. E quindi chissà che cosa ci tireranno fuori. Per quanto riguarda invece, poi lascio la parola ai nostri qua, colleghi qua presenti, il terzo piano, che è quello molto, molto meno safe, come la si mette. Quindi qua veramente ci prendiamo il nostro cuore e lo appoggiamo, perché quello che io voglio attualmente vedere, vabbè, è proprio bagnatissimo questo sogno, sarebbe bello vedere IR, cos'è IR? IR, scritto. Il piano, per quanto ne sappiamo, ovvero pochissimo, per quanto ne sappiamo, il piano da cui hanno sede o casa, forse anche origine, i Fomori, IR, che sarebbe praticamente Irlanda, perché poi i Fomori, esatto, hanno origine mitologica proprio direttamente dall'irlandese, quindi, boh, questo era un po' quello che volevo dire. Lascio la parola perché ho già parlato un po' tanto, vediamo un po' cosa hanno da dire gli altri qua. Io volevo dire sul veicolo lì, l'altro bet di da dove può venire quel veicolo lì è Kamigawa. Il problema di Kamigawa è che non è stato visitato una volta. Mm-hmm. Già. Però, come già dicevamo anche a microfoni spenti, potrebbe essere il veicolo di un corridore, quindi non è detto che sia il veicolo del piano che visiteremo. Ovviamente, tutto è possibile, da una concept art non si può dire nulla, però è bello sparare teorie. Esatto, e l'altro piano, quindi, cioè, sarebbe bello vedere, che non è, visto che l'abbiamo citato prima, è Vryn, perché... Bello! La corsa attraverso gli anelli alla Wipeout, così veramente... Sì. E l'altra cosa invece che anche, vabbè, sì, anche secondo me la partenza da Ghira, pur non dico scontata, però ce la stanno facendo credere, quindi non si sa, mm-hmm, ma è molto probabile. L'altra cosa è che io spero invece è che la corsa sia tra due piani, non so se ad anello, nel senso che si va e si torna dal piano di partenza, oppure diciamo la partenza in un punto e si deve arrivare in un altro punto, perché c'è un motivo per cui tutti vogliono andare là, non so, qualcosa del genere. Sì, infatti, tra l'altro, non sappiamo minimamente, giustamente, perché c'è questa corsa. Esatto. Qual è la motivazione stupida o seria per cui c'è questa corsa? Esatto. E la cosa che invece io mi sono immaginato è che
c'è questa corsa tra due posti, che possono essere piani oppure luoghi all'interno di piano, e a un certo punto, proprio come dicevamo prima, Valgavot salta fuori, crea una porta proprio sul percorso, quindi non era preventivata, e questi corridori, questi non so che cosa stanno facendo, ci finiscono dentro e finiscono di là, bello una parte degli orrori pieno di roller coaster, montagne russe e compagnia bella, e succede di tutto. Questa è la esattamente bellissima. Sarebbe bello. Allora, questo io in verità è... le mie bet abbastanza, cioè diciamo che ci sono diverse versioni. Quella facile ovviamente è Kaladesh, siamo tutti d'accordo, abbiamo pensato tutti quanti, quindi teniamola. Il secondo anch'io, per come sta finendo, è non appena ho finito la storia, sono andato e nel frattempo era uscito anche quel teaser, non ci volevo credere, però poi effettivamente anche Maro ha puntato molto sul punto che è una death race, quindi non è una wacky race, non è una corsa per loro, ma è una death race, quindi una corsa mortale letteralmente. I piani mortali sono Duskmorn e Innistrad, quindi ci starebbe come cosa. Anch'io sono abbastanza dell'idea come Dede, che Duskmorn, se c'è, non è preventivato, non fa parte del circuito, succede qualcosa per cui la gente finisce per errore su Duskmorn. La bet non safe, diciamo alternativa anche qui, se vogliamo, sempre mantenendo la questione dell'importanza dei veicoli, potrebbe essere Capenna, ma diciamo che questa è sempre la bet del piano che abbiamo già visitato, perché in realtà anche qui è una frase che vuol dire un po' poco, perché tecnicamente anche Bloom Barrow l'abbiamo visitato una volta sola, tecnicamente anche Arcavius l'abbiamo visitato una volta sola, e anche Tarkir tecnicamente l'abbiamo visitato una volta in un blocco solo, ma poi ci ritorniamo subito dopo, quindi è una cosa che lascia un po' il tempo che trova. Diciamo che teniamo fede di questi qui, Vryn sarebbe molto interessante, e per il piano invece che non abbiamo mai visto, io non dico che punto su Gastal, che è il piano di origine, e lo so, però è che è il piano di origine di Akul, il capo della banda Speroni, che è un piano che è stato presentato e mostrato solo e unicamente nel romanzo di Planeswalker, ma semplicemente perché stalkerando il lead designer della storia ha detto che avremmo visto altri personaggi provenienti da Gastal, e per ora abbiamo visto soltanto Akul, quindi però è proprio una teoria buttata fuori dal nulla, anche perché di Gastal non sappiamo letteralmente nulla, niente in assoluto, sappiamo soltanto che si è fatto saltare in aria un Planeswalker durante la vita di Urza e basta. Esattamente, però se no in verità non saprei, perché io di vedere piani nuovi sono sempre solo che contento di vedere di vedere nuova vita in questi piani. Se dovessi dirne uno, punterei anch'io Ir, no, ma semplicemente perché Ir ce lo vedo che se lo tengono in un'altra situazione, dato che appunto è il piano dei Fomori. Sarei contento comunque, e vediamo chi avrà ragione. Io ovviamente non ho dato una risposta, ma perché ci sono troppe opzioni e mi andrebbero bene quasi tutte in verità. L'uniche punto Duskmorn e Kaladesh, diciamo, per adesso, e quindi sicuramente non ci saranno né Duskmorn né Kaladesh. Sì. Allora, Ale, a te diamo d'ufficio, diamo un piano a caso, ne scegliamo. Sì, scegliene uno a caso. Diamo di Segovia, che... allora. Segovia, ecco, Madonna. Anche Segovia in realtà... più sbagliato. Però c'è l'ippodromo. No. Quindi tecnicamente sì, sarebbe... Ma se ci vai diventi minuscolo, cioè no, diventi gigante per loro, quello è il fatto. Distruggi. Fu così che esce proprio Segovia. Sì, sì, no, cioè, Segovia, Tarkir e Capenna. Cioè, esattamente, tutto proprio. No, tutto dai, mettiamone uno decente almeno, mettiamo Amonkhet. Ah, okay. Bello. Che corrono ancora in mezzo alle macerie, perché nonostante siano passati 5 anni ancora non hanno ricostruito Naktamun, sì, sì. E Gobakan anche, però lì è un po' impraticabile,
Però ci sarebbe la tempesta di diamanti come ostacolo naturale, perlomeno. Sì, sì, sì. E quindi... un'altra roba? Volevo dare al volo la cosa che ormai io ho tartassato ogni tipo di genitale a chi mi conosce, ovvero di come io mi immagino, questa è una guess totalmente a cuore, di come mi piacerebbe, come questo un altro mi immagino, indovino come potrebbe chiamarsi o avere nel nome. Giusto, vero. Il nostro bellissimo, sì, già hanno capito, perché un sacco di volte ne ho parlato. Come posso io immaginarmi quale parola potrebbe avere questo bellissimo set della Dead Race all'interno del suo nome? Siccome c'è su Kaladesh c'è la Oval Race, ovvero il circuito ovale, dateci la Omen, scusate, Oval Chase, dateci la Omen Chase. Quindi, Oval Chase, Omen. O se non lo mettete nel titolo deve essere il nome della corsa, sì, nel circuito, ovviamente. Bellissimo. Ora, se non Dragon's Maze 2, perché l'ha pianificato Rinnif Midget, di nuovo, basta, per favore. La mia bet era Dragon Run, esatto. E Ale, tu invece cosa avevi detto? Io non avevo dato un'opzione perché oramai Omen Chase mi è nella mi ha preso abbastanza, perché è un nome molto stupido, senza offesa Lorenzo, però è un nome molto stupido, quindi ce li vedo molto molto plausibili utilizzarlo. Nessuna però offesa, appunto, comunque, perché lo diciamo è. Che dipende molto anche, ripeto, dal fatto che noi adesso la stiamo prendendo un po' in giro questa cosa qui della corsa, però in verità non sappiamo se in realtà magari potrebbe essere anche che in realtà loro stanno trasportando qualcosa, per dire, il piano, uno dei piani in realtà è Crocevia Tonante, adesso la sto buttando così, e hanno trovato qualcosa su Crocevia Tonante, lo devono portare al punto A, al punto B, e succederà qualcosa nel mezzo. E ci sarà una seconda corsa, magari c'è un artefatto, la sto inventando così proprio sul momento. No, la cosa che dicevamo che ha senso, perché non è detto che la corsa sia la corsa di Formula 1 come la pensi, le macchine come l'abbiamo spacciata un pochino, esatto. Magari siamo anche noi che siamo italiani, che avendo la Formula 1 un attimino più dentro l'abbiamo travisata in questo modo, però effettivamente potrebbe essere un trasporto da Crocevia Tonante a, che ne so, ad Arcavios, che devono portare qualcosa e succede qualcosa nel mezzo e sono inseguiti in verità, e quindi vanifica un po' la mia immagine bellissima di Nezumi sopra la moto, di fianco a un nano dentro la macchina, di fianco a un elfo sopra un Wurm. Bellissimo. E di fianco un tizio che corre bassa. Sì, sì, saluto a Najal. Saluto a Najal. Najal che corre. Najal. Lei corre più veloce di tutti quanti. Bene. Okay. Credo che per il momento abbiamo sparato abbastanza scemenze. Quindi... Sì, cioè vogliamo dare anche qui le guess al volissimo, sempre qua al volo per quanto riguarda Ultimate, quindi ritorno su Tarkir, perché ne parlavamo velocemente in chat. Quindi, sì, il nome del set che potrebbe proprio essere così a caso, perché quello lo diranno sì, perché possiamo sì. Perché anche quello lo diranno di sicuro, esatto. Io avevo detto una cosa del tipo il cielo spezzato di Tarkir, sì. Una cosa del genere, sì. O i cieli tempestosi di Tarkir, che sembra rombi di tuono e cieli di fuoco per i biocombat. Per i biocombat, sì, assolutamente. Ho detto una cosa di bene. Questo tipo e io rimango su questa roba qui, tipo, o comunque una combinazione di Tarkir, cielo spezzato, comunque cose di questo tipo qua. Sì, era uno Storms on Tarkir. Sì, una cosa del genere, per mantenere anche la cosa che Tarkir non ha mai avuto Tarkir due punti, ma cosa di Tarkir, e poi a riforgiare il destino, che vabbè. Vabbè. Aveva senso che non si chiamasse Riforgiare il destino di Tarkir, sarebbe stato davvero brutto. Sì. Io avevo buttato lì mi ero soffermato sulla pioggia, quindi sì, anch'io avevo detto Rain of Blood o un Purple Rain, giusto per buttare. Sì. Riferimenti anche un po'. Esatto. Un saluto a tutti quelli. Esattamente. E sono un po' viola le tempeste draconiche, effettivamente, nella loro forma. Vero. Un pochino più... Sarebbe una citazione forse un po' troppo... Più neutra, sì. Però sì. Lo so, però... Sì, sì. Poi no, un po' troppo esplicita anche per Magic. I copyright non possono mettere. No. Quindi, questo effettivamente... Avevi messo una cosa del tipo Fates. La mia era un po' più... Esatto, era Tarkir... Come che tu hai detto? Tarkir non ha avuto la struttura come nome di Tarkir due punti, cose. Punti.
Io proprio per questo motivo mi aspetto l'avresti che fatto Tarkir due punti. Sì, sì, sì. Ovvero, era Tarkir, era Storms of Fate, quindi tempeste del destino. Vero, sì. Che poi infatti tra l'altro è una cosa che ha poco senso, perché anche Innistrad ha avuto Innistrad due punti, ma prima ha avuto ombre su Innistrad, quindi è un ragionamento molto, molto laterale, però vabbè. Non è il nostro lavoro scrivere i titoli delle espansioni, quindi... Ma ci va di sbagliare. Sì, sì, esatto, sì. Esatto. Per essere fregati subito il giorno dopo, quindi... preparati a mettere tipo tutte le note ups del tipo ups, questa cosa non l'abbiamo beccata, ups, oppure del tipo sì, l'abbiamo presa cose a caso. Va bene, dai, quindi direi che per questa prima puntata pilota direi ci siamo, come già detto, dilungati forse anche un po' troppo, ma ci sta. Stiamo sperimentando, secondo me, ripeto, questa sarà la più, potrebbe essere la più lunga. Sì, sì, anche perché, diciamo, col riassunto ci stava a spenderci un po'. E quindi niente, dai, direi che ci rivediamo dopo il Magicon, sì. Nel senso che vediamo che cosa verrà presentato e ne parleremo e vediamo prenderemo... di speculare sulle situazioni e sugli spoiler che salteranno fuori. Prendiamo bene appunti e prepariamoci. E comunque non dimentichiamoci di guardare bene Fondamenti, perché Fondamenti è loro free, però... Le carte ci sono. Quindi... Però le carte ci sono e già sappiamo che ci sarà un'altra Zimone, sappiamo che ci sarà Bottino, sappiamo che ci sarà Giada, sappiamo che ci sarà Arambo. Esatto. c'è della gente, io sono contento, e tra l'altro sappiamo che ci sarà anche Ajani, che da che se n'è andato là dopo cos'era, però Ajani è già stato mostrato che è una ristampa, sì. Però sai, da che anche lui abbiamo perso le sue tracce, che ha detto che doveva andare in giro a far cose per il multiverso, e da lì non si è più visto, ha avuto i suoi 5 minutini di discorsino tranquillo con Nairi, che ovviamente sappiamo essere impossibile, e esatto, perché anche lui comunque graziato dal fatto che, nonostante tutto quello che è successo, nonostante probabilmente è stato il più firexianizzato di tutti, sì, perché noi gli avevamo fatto un bel... A lui avevamo fatto un bel lavaggio del cervello. Esatto, lui però si è tenuto la scintilla. E quindi... Tragica ironia, come ti dicevo una volta. Quello che più di tutti se lo sarebbe meritato di non poter più viaggiare nel multiverso, in realtà potrà continuare a farlo e vedere tutti i danni che ha fatto. Esatto. Soprattutto su Teros, ma vabbè. Lo scopriremo prima o poi, magari, cosa è successo a quel povero piano. È diventato romano. In realtà è quello, la sua... su Roma, se non lo diventa Teros, prima o poi ne arriva. ma già c'è. Però potrebbe non essere ancora potrebbe non esistere ancora. È il futuro, ma no, geniale sta cosa, bellissimo. Tecnicamente ci sono i Leonid, perché c'è anche Brava, vero. Quindi... Vero. Va bene, dai, io direi di chiuderla qui allora. Allora direi che possiamo salutare e, come abbiamo detto, ci vediamo, si spera, presto con altre anticipazioni e con altre elucubrazioni più o meno folli. Esattamente. Non vedo l'ora. Va bene, grazie a tutti, grazie Ale, grazie Lore e ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao. Bye bye. Ciao.